Ed eccoci arrivati all'ultimo video dedicato al drone ultraleggero da 4 pollici. Se vi siete persi la build e il setup, ve li lascio linkati in descrizione. Ho provato questo modello in due scenari diversi. La prima parte del video è incentrata su un volo cinematico, mentre la seconda è un volo un po' più freestyle. Sicuramente mi ritengo molto soddisfatto da questo drone e devo dire che vola piuttosto bene. Sia Betaflight che gli RPM Filter fanno decisamente il loro dovere. A tal proposito, anche questa volta confermo che il firmware BlueJay non ha nessuna incertezza e funziona senza problemi. Ottimi tempi di volo, con una lipo a 6 celle da 650 mAh si superano abbondantemente i 6 minuti con un volo cinematico. Questo risultato è dato sia dall'eliche Bipala 4025 che dalla buona efficienza dei motori BETFPV 2004. Le eliche si sono comportate bene anche in freestyle e si riescono a fare tutti i trick senza troppi problemi. Sicuramente si può rendere il drone più scattante con delle tripala, anche se a mio parere questo modello non è per freestyle estremo, così come non è sicuramente un drone da portarsi al bando. Io direi che questo modello dà il meglio di sé su un volo cinematico, anche se ovviamente non si può pensare di usare solo il DVR. Per questo motivo l'ideale è affiancare un'action camera tipo GoPro Naked, InstaGo 2, Smo 4K o simili, che hanno un peso molto basso e non vanno a intaccare più di tanto i tempi di volo. Nel caso comunque si può valutare una lipo un po' più grande, magari da 850 mAh. Ottime anche le prestazioni della VTX, che è impostata a 500 mW, e della ricevente Express LRS, che è usata a 250 Hz di refresh con modulo a 100 mW. In effetti però non mi sono spinto abbastanza lontano per metterla in difficoltà, quindi qui tutto nella norma. Perfetto, per oggi è tutto, spero che questo 4 pollici ultraleggero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video.